Buonasera, ben ritrovati. Non so se sarà l'ultima puntata, no, penso che ce ne sarà ancora qualcun'altra da qui alla fine di giugno di Basketando. Poteva essere l'ultima perché, ahimè, nada anche quest'anno. Mauro Marchioli, ciao Mauro. Buonasera, buonasera. Sono arrabbiato? Anch'io, cioè dispiace, però nada così. No, scherzo, non sono arrabbiato. Duilio? Ciao, buonasera. Ma l'epilogo è stato amaro. Troppo. Per come è arrivato, dai. Troppo, troppo amaro. Dispiace tantissimo perché purtroppo era una serie che sia in gara 1 che abbiamo dimostrato che potevamo vincerla, magari cambiava l'esito un po' della serie, però niente, complimenti a loro, hanno giocato meglio e hanno meritato la vittoria. Ecco, io credo che, correggetemi se sbaglio, Cremona abbia fatto emergere in gara 2, nella parte finale gara 1, ma soprattutto in gara 2 e gara 3, quelli che sono stati i difetti della Paffoni 2021-22, no? La bravura più brava, la bravura, l'aspetto in cui è stata più brava Cremona è stato proprio quello, no? Far emergere determinate difficoltà in questi momenti. Sì, loro su ogni errore nostro, che capitano perché la pallacanestro è chi approfitta di più degli errori degli altri, e loro hanno approfittato su ogni errore nostro, venivamo puniti. Il sistema loro si basa sulla difesa, aggressività, cambio sistematico per nascondere un po' le mancanze dell'uno contro uno, però hanno difeso benissimo, sono stati bravi e hanno meritato. Mauro, poi ti faccio un'altra domanda. No, no, giusto come dice Gringo, poi noi in gara 2 ci siamo pure un po' innervositi, quello abbiamo pagato. E poi loro sono stati bravi in difesa, ci hanno messo molta energia, ci hanno aggrediti, mettevano le mani addosso e hanno meritato poi di vincere, giusto che sia. Gringo, tu hai vinto questo campionato tante volte. Allora, quando è uscito il tabellone, magari anche qualche tuo compagno direttamente o indirettamente ha sorriso e ha detto ok, è un buon tabellone. Però poi se analizziamo i dati, i numeri non mentono mai, l'ho detto, l'ho scritto. 8 scontri diretti in stagione, compresa la Supercoppa, 8 sconfitte. Qualcosa vuol dire, eh? Si vede che qualcosa mancava. Sì, non so obiettivamente, tatticamente o tecnicamente cosa, però sì, vedendo gli scontri diretti con le squadre che sono arrivati sopra di noi, sono 8 sconfitte su 8 partite, c'è qualcosa che ci mancava, purtroppo lo possiamo dire ora. Eravamo molto fiduciosi vedendo il tabellone, ovviamente qualcuno pensava che ormai era fatta, noi sapevamo di no, perché comunque le squadre che arrivano in semifinale sono tutte squadre ottime e che tutte puntano a salire, però dispiace per come è maturata la serie e come è finita la stagione. Prima di vedere i contributi relativi a gara 3 con le pagelle della stagione, le varie interviste, cos'è mancato secondo te? È stato più una cosa psicologica, di testa, di squadra? Non si è fatto proprio una squadra molto disunita, cosa che invece durante l'anno forse l'unione del gruppo in determinate partite era stata determinante. Invece, come ha detto Mauro, l'immagine di gara 2 secondo me è stata bruttissima, no? Una squadra che ha continuato a protestare dal primo minuto in avanti, con 5 tecnici, 2 antisportivi, in espulsione, insomma, quella è stata una bruttissima immagine, come anche bruttissima è stata la resa finale, perché si può perdere di 8, 10, 12, perdere di 27 è diverso rispetto a perdere di 8. Sì, quello sicuramente. Io penso che quello che ci è mancato quest'anno, al di là che sembra facile e banale, è un po' di fortuna. Abbiamo avuto troppi, troppi infortuni, troppe cose che siano successe già dall'inizio con il cambio allenatore e tutto, e purtroppo questo non abbiamo mai giocato insieme e c'è mancata la chimica di squadra con tutti i giocatori protagonisti. Durante il campionato l'abbiamo un po' mascherato, un po' nascosto, perché comunque anche quando andavamo in partite con 3 giocatori senior e tutti i ragazzi che ci hanno dato una gran mano quest'anno, le partite li portavi a casa,
quando hai dovuto gestire tutti gli elementi non abbiamo trovato la chimica giusta. Diciamo che magari certe giocate di Busciati o a tratti Balanzoni o anche Capitano hanno mascherato delle difficoltà che poi sono emerse in questa fase finale. Sì, sì, sono convinto perché la squadra a livello di talento è una squadra che ne aveva tanto, tanto tanto talento, tanti giocatori che volevano farsi vedere, dimostrare perché erano stati presi, o meglio una società molto ambiziosa, però purtroppo non abbiamo trovato il sistema e l'amalgama giusta per questo tipo di partite. Ma ora poi ci vediamo i primi contributi? No, è giusto quello che dice Gringo, siamo stati diciamo sfortunati per tutto l'anno perché dalla partita contro Vigevano in poi giocavano perché in 5 senior e poi tutti under e lì diciamo ne abbiamo un po' pagato poi le conseguenze qui ai playoff perché anche in allenamento al completo cioè, era difficile giocare. Poi ci è mancata ai playoff, ci è mancata poi un po' di tranquillità perché come ho detto prima, da gara 2 in poi siamo stati sempre nervosi e quindi secondo me mancava un po' di tranquillità e di sicuro i risultati erano diversi. Allora, vediamo i contributi relativi appunto a questa gara 3 che è costata l'eliminazione della Paffoni. Si ferma il sogno della Paffoni, travolta in gara 3 dalla Ferraroni Cremona alla Pallabattisti, finisce 77-51 per gli ospiti che hanno dominato la scena, hanno conquistato meritatamente, dimostrando di essere più forti. La finalissima dove troveranno una tra San Miniato e Pavia, in questo momento la serie dopo la vittoria esterna di San Miniato a Pavia vede i toscani avanti 2-1, una Paffoni che come era successo in gara 2 è crollata a livello nervoso dopo un primo tempo chiuso sotto di 2 punti dopo la tripla di Busciati del 36 pari. Le giocate del migliore in campo Milanovic, di Bona e di Preti hanno dato il là allo strappo decisivo, uno strappo a cui Omegna non ha saputo minimamente opporre resistenza, tant'è che sono arrivati i fischi ingenerosi da parte del pubblico del Pallabattisti. Cremona vince e festeggia una qualificazione alla finale assolutamente meritata per Omegna dopo questa serata, tanto su cui riflettere. Il sogno Serie 2, come abbiamo detto, deve nuovamente essere messo nel cassetto, ma rispetto ad altre eliminazioni questa è un'eliminazione che in assoluto fa meno male, perché quando nello sport vince come questa sera chi è più forte, il verdetto può anche essere accettato con maggiore serenità. Tripla di Busciati! Burini, Balanzoni. Situazione. Busciati, arma Turel con una tripla importante, Mirko al pettorale, troppo ferma la palla però in attacco per la Paffoni, deve tirare Burini, lo fa adesso con la preghiera. Fabio, ovviamente non l'epilogo che speravi tu, che sognavano tutti. Cos'è che non è funzionato questa sera? Cos'è che non è funzionato nelle ultime due partite di questa serie, vinta assolutamente con merito da Cremona? Prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare un giro diverso. Innanzitutto fare i complimenti a Cremona, che ha meritato di vincere. Io tutto l'anno, tutte le volte che abbiamo vinto, abbiamo perso, ho sempre stimato gli avversari, allenatori e giocatori, e così come adesso loro sul campo sono stati più bravi di noi e hanno meritatamente vinto.
Complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo fatto un anno straordinario. E nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati terzi, e logicamente poi da terzi a semifinale la speravamo tutti. Volevamo fare un percorso diverso, non ci siamo riusciti perché Cremona difensivamente è stata piuttosto di noi. Noi abbiamo il rammarico sicuramente della prima partita, dove condotta per buona parte poi nel finale non abbiamo avuto il guizzo vincente. Per di più sono arrivato a fine settembre dovendo fare tutto di corsa, e non posso dimenticare che qui è stato un gruppo eccezionale, con un pubblico eccezionale, con una società eccezionale, che ha raggiunto un risultato all'inizio impensato. Poi dopo il basket è questo, giustamente chi è più forte vince, poi va avanti. Resta però negli occhi la resa, no? Nel secondo tempo, Flavio, li poteva finire in maniera diversa o proprio non ce n'era più a livello fisico e a livello psicologico? Io penso purtroppo un po' entrambe le cose, perché indubbiamente la loro difesa molto aggressiva ci ha messo sempre in difficoltà, così è stato anche oggi, e quindi poi a un certo momento, pur continuando a giocare bene, non abbiamo fatto canestro, e quindi poi lì ti scende un po' la catena. Dall'altra parte invece abbiamo fatto sicuramente degli errori difensivi che si voleva evitare, ma se non ci siamo riusciti vuol dire che è merito di Cremona, e la nostra corsa purtroppo era arrivata alla fine. Quindi ripeto, lo sport alla fine fortunatamente chi è più forte va avanti. In questo caso non possiamo dire niente di più che è stata più forte Cremona, ma scusate che se lo risottolineo, non posso dimenticare che abbiamo fatto un anno straordinario, quindi non possiamo giudicare la squadra solo per queste ultime tre partite. Cosa ti porti dietro da questa esperienza, da questi 9-10 mesi? Mi porto dietro tanti, tanti ricordi stupendi, per di più era la mia prima esperienza da head coach, grazie al mio staff, Giorgio in primis, con la quale eravamo in contatto sempre ogni giorno a parlare del più del meno, dicendoci tutto senza nessun problema, ma così come con Massimo, con Andrea, con Manuel e la società, con cui ho potuto condividere tutti i pensieri che io avevo, e loro mi hanno dati loro per aiutarmi a crescere e a fare in modo che questa esperienza funzionasse. I ragazzi, che come già detto prima, lo risottolineo, sono stati eccezionali, perché io arrivato in corsa mi hanno subito accolto, mi hanno aiutato velocemente a fare in modo che il gruppo si amalgamasse, si costruisse, e con un lavoro certosino siamo riusciti a superare quelle difficoltà iniziali che erano evidenti, ma che però non ci hanno bloccato. Poi dopo il pubblico, che nel finale della stagione, sempre con la fine del Covid, è sempre cresciuto. Mi dispiace veramente tanto non essere riuscito a regalare qualcosa di più, però sono convinto che noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, non abbiamo nulla da recriminare su queste partite, e quindi dobbiamo uscirne a testa alta e consapevoli che l'anno prossimo ci possiamo riproviamo, ci dobbiamo riprovare. Ale, vittoria meritata, serie meritata, cosa ha fatto la differenza secondo te? Beh, una domanda difficile. Io penso che la grossa differenza l'ha fatta l'impianto difensivo, dove noi anche stasera abbiamo fatto una partita superba a livello difensivo. A metà tempo abbiamo cambiato un paio di dettagli su un paio di giochi nuovi, e da lì un po' il calo di Omegna, un po' il nostro marco di fabbrica che è la difesa, siamo riusciti a incanalare la partita, e quindi penso che la differenza grossa sia stata quella. Avete giocato 33 partite, comprese quelle dei playoff in stagione regolare, ne avete perse 5, 2 ininfluenti tra virgolette a fine stagione, 3 ininfluenti a fine stagione. Questo forse significa anche che voi nel corso dell'anno avete fatto dei passi che vi hanno fatto raggiungere una consapevolezza della propria forza che si è vista in questa semifinale playoff. 36 partite, perché sono 3 con Alba, 36 più Supercoppa, più Coppa Italia. Sì, allora è un gruppo che si è costruito sul campo, compattandosi di partita in partita. Siamo partiti la prima giornata perdendo,
e non è mai bello l'esordio, tra l'altro nel derby, però col lavoro, con la serietà professionale di un gruppo importante da questo punto di vista, siamo riusciti a costruirci e trovare la consapevolezza addirittura in, col passare delle giornate. Cioè, non è stata una squadra che pronti via ha dimostrato di essere più forte o chissà cosa. Semplicemente abbiamo lavorato tanto, all'inizio non ci accreditava nessuno di questa finale, invece siamo adesso in finale, quindi complimenti non tanto per questa serie, non tanto per la serie precedente con Alba, ma davvero complimenti al gruppo per come ha lavorato fino a oggi. Adesso abbiamo un ultimo ostacolo importante, però sognare non ci costa nulla e andiamo avanti a sognare. Ecco, per sognare il derby con la Vanoli, adesso secco, preferiresti giocare proprio per la tipologia di squadra con San Miniato che è avanti 2-1 con Pavia o con Pavia? Allora, San Miniato ci somiglia molto come squadra, molto legata all'impianto difensivo, mentre Pavia magari ha più talento. Sinceramente a questo punto io penso che una valga l'altra. Diciamo che se vanno alla quinta sei contento. Esatto, spero che si allunghi più possibile la serie, perché si sa che chi arriva alla quinta poi esce sempre un po' provato, anche perché tutte e due sono già andate a gara 5 nel primo turno, però sinceramente dover scegliere non saprei, quindi dico stiamo a vedere, domenica guarderò gara 4 e vediamo. Dunque, nei contributi non abbiamo ancora mandato le pagelle, perché le pagelle le mandiamo tra poco e sono pagelle di bug relative a un giudizio complessivo per singoli giocatori della stagione. Allora lo chiedo anche a Duilio e a Mauro, che voto dareste voi alla stagione e personalmente alla vostra di stagione. Duilio. E alla stagione, fino alla conclusione che abbiamo avuto, era da 8-9. Perché era comunque una stagione molto impegnativa, con mille infortuni, mille problematiche, però ne stavamo venendo fuori. Ora, con la conclusione che abbiamo avuto, non ti saprei dire, non vorrei essere troppo né troppo negativista o troppo positivo, troppo ottimista, non lo saprei dire. In particolare so che potevo fare di più e dispiace non essere riuscito a dare di più. Ma hanno colpito le tue lacrime venerdì? Perché dispiacevano, perché io sono consapevole e mi rendo conto di che sono le ultime stagioni che farò come giocatore, e uscire così e non riuscire a dare il mio contributo e soprattutto non ottenere il risultato che tutti ci aspettavamo è stata una esplosione di uno sfogo che ho buttato via tutto. Prima di che ti faccio, ho detto che non faccio domande cattive, te ne faccio solo una, perché non è cattiva. È più responsabilità tua o responsabilità di altri il mancato rendimento, il fatto che tu non sia riuscito a dare quello che potevi dare? È difficile. Un'idea ce l'ho, ma no, in questo caso me la tengo per me. Me la tengo per me. No, no. Scusami, penso la prima volta che non ti rispondo, ma me la tengo per me. Mauro, giudizio della stagione e personale? Beh, il voto che do... Io lo do, alla stagione... Sei e mezzo. No, alla prima dei playoff anche io un 9, perché cioè, con le imprese diciamo, che abbiamo fatto, ad esempio contro Varese, poi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, è stato incredibile. Poi come primo anno per me è eccezionale. E poi dai playoff cioè, siamo partiti benissimo e poi abbiamo finito un po' male, però c'è cioè, un voto ai playoff pure non so cosa. Se io dico che è una stagione a 6+6.5 sbaglio? Complessivamente penso di no. Penso che ho ragione. Sì. 6.5, ma io darei anche un 7 totale. 7, anche 7 è un buon voto, ripeto, rimane me, negli occhi non tanto il meno 27, a me quello che mi ha fatto veramente arrabbiare non è il meno 27 di gara 3, ma è la reazione nervosa di gara 2, cioè vedere una squadra che con l'esperienza che ha, giocare quella partita in quella maniera, farsi prendere in giro tra virgolette dagli avversari, non rispettare gli arbitri, che qualche errore l'avranno fatto, ma insomma
non mi sembra che abbiano inciso chissà quanto in gara 2. In gara 1 magari il peso dei 32 liberi a 16 ce l'ha avuto, però in gara 2 assolutamente. Cioè, vedere ogni palla a contestare l'arbitro e non salutare gli avversari a fine partita. Insomma, la Pafone ha sempre avuto un'immagine importante di società, di rispetto, anche quando ha perso, e ha perso spesso. In quella partita, secondo me, non c'è stato, e a me personalmente ha dato parecchio fastidio. Duilio. Guarda, mi collego a quello che hai detto di non salutare gli avversari. È stata una cosa che è partita molto da me, perché pensavo, perché ho visto che ci prendevano in giro sul più 20, fai canestro, ti stai giocando una semifinale, sai che finisce lì, non prendi in giro la gente. E quello a me personalmente mi ha dato molto fastidio, perché qua, quando si vince o quando si perde, il rispetto va prima di tutto. Loro, secondo me, in questo caso ci avevano mancato prima il rispetto a noi, e noi, giustamente, per come la vedo io, non ho voluto salutarli. E col fatto degli arbitri sì, concordo che ci siamo troppo innervositi con loro, ma lo abbiamo detto anche nello spogliatoio, parlando con il coach, parlando anche con la società. È una cosa che non doveva capitare, e purtroppo. E poi un'altra cosa che purtroppo si è verificata, e l'ho sempre temuto, cioè quella idiosincrasia, cioè quella incapacità di segnare tiri liberi, è emersa in maniera clamorosa in questi playoff, perché in quella gara 1 l'1 su 8 finale grida vendetta, bastava probabilmente 2 liberi in più o 3 liberi in più su 8 e si portava a casa gara 1. Cioè, quello che secondo me è sempre stato un problema durante l'anno, è vero che i tiri liberi non è che si possono insegnare, però magari quell'ansia, quel nervosismo lo paghi quando vai in lunetta, ed è stato poi una delle cause della resa contro Cremona, secondo me. Cioè, sì, questa è stata una pega che abbiamo avuto durante tutto l'anno, una squadra che tirava quasi col 60%. E 58. Non è da una squadra per vincere. Può capitare che vinci lo stesso, per carità, però nei momenti importanti i piccoli dettagli fanno la differenza, e i liberi sono uno di quei dettagli che ti fanno vincere o perdere non solo partite, sino campionati. Cosa ti porti dietro di questa annata? Ah, mi porto che comunque, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto all'inizio e anche durante l'anno, si era creato un gruppo di gente che voleva lavorare. E sto parlando solo della parte di basket, come città, come gente, non posso dire niente, ci hanno trattato benissimo, ci hanno fatto sentire a casa, e è solo un grande applauso sia ai dirigenti che alla città che ai tifosi. E la parte tecnica mi dispiace solo che sia finita così, però mi porto comunque tanti insegnamenti, e soprattutto il carattere che ha avuto la squadra a reagire anche nei momenti difficili. Purtroppo nei playoff non siamo riusciti a farlo, ma durante la stagione questa squadra ha dato segnali di non voler dar niente per scontato, anche quando ci mancavano giocatori. Abbiamo giocato partite, abbiamo vinto, e si festeggiava come se fosse un'impresa ogni volta. Hai grande esperienza, hai vinto 5 campionati. Che idea ti sei fatto in questi 10 mesi del perché manchi sempre un centesimo per fare un euro alla Pafoni? Cioè, la fortuna, il caso, c'è qualcosa in cui bisogna migliorare? Secondo me manca fortuna, l'hai detto te. Questa stagione è andata troppo storta, con tanti infortuni, ragazzi che hanno proprio finito la stagione, però è vero che avevamo anche tutto per fare bene, perché non è vero, ci hanno mancato giocatori importanti, ma sono arrivati ragazzi che erano altrettanto bravi. Non ti saprei dire cosa manca, sicuramente tanto colpa nostra, mi dispiace dirlo, ma è colpa anche nostra che non siamo riusciti a tirar fuori il meglio di noi. Una cosa positiva c'è, il tuo innamoramento tuo della tua signora per Romagna, perché hai detto che sì, a te piacerebbe venire a vivere a Romagna. Sì, noi ci siamo trovati molto bene, ci piace la tranquillità e la gente come vive, spensierata, tranquilla, e questa cosa che a noi, che vivendo in Argentina, ci manca, ci ha fatto stare molto bene.
anche una donna, abbiamo trovato anche una o più donne per Mauro, quindi anche un lato positivo della stagione è questo qua, no? Possiamo dirlo a mamma e papà. Sì, vabbè, mamma e papà penso che non gli interessa le donne, anzi. Cioè, papà appena saputo che dovevo venire qua su pensava solo al basket, cioè ogni giorno mi chiama e dice come è andato l'allenamento, come va qua, Le donne zero. Ogni tanto parte una domanda a papà sulle donne, ma... Allora, adesso, al di là di tutte le battute, hai dato un contributo importante per una squadra, hai dato un contributo importantissimo Under 19, anche lì è mancato la solita sfiga, cioè un punto per andare a Ragusa dove si stanno giocando proprio adesso le finali nazionali. No, cioè io con la B spero di aver dato sì il mio contributo e... Invece con l'Under 19 c'è stata, diciamo, quella sfortuna di quel punto, perché abbiamo perso di uno. Però, cioè, sì, dispiace, ma io non mi lamento, perché da quando è iniziato pure il campionato di promozione facevamo, penso, un allenamento a settimana. E arrivare agli spareggi contro una delle squadre più forti d'Italia, cioè, è qualcosa di incredibile per me. Ci si può riprovare, però. Sì. Ma il prossimo anno, cioè, si prova ad andare fino ai nazionali. Quindi, perché Mauro avrebbe l'intenzione di rimanere, possiamo dirlo, no? Bene, sì. Perché te l'hai detto Birendelli, bisogna sempre rispondere sì a questo. Sì. Allora, le pagelle di Mago Bag e i contributi degli altri campi, anche perché domani si giocano delle gare 5 importanti a Cividale, la grande sorpresa di questa gara 5, San Miniato Pavia. Vediamo. Birindelli, quando è stato impiegato, non si è risparmiato neanche un secondo. Busciati, Croce e Delizia, qualche volta Croce, tante volte Delizia. Al Palabattisti ci ha fatto divertire parecchio. È entrato nella storia della Fulgor con i record di punti segnati in una partita, 43 contro Vigevano, e con il canestro vincente a Legnano ha innescato il vortice di entusiasmo che ha portato oltre 200 persone a Cremona per gara 1 di semifinale. Balanzoni. Il totem rosso-verde, dopo aver saltato una partita nei primi 3 anni in maglia Paffoni, in questa stagione ha avuto un sacco di problemi fisici. Quando c'è stato, però, si è fatto sentire. Ha contratto per la prossima stagione, quindi non ci stupiremmo di vederlo ancora protagonista a queste latitudini. Planizio, giocatore di intelligenza sopraffina, è mancato però negli scontri diretti con San Miniato, Vigevano e in gara 2 e gara 3 contro Cremona. Non è un caso che in tutte queste occasioni la Fulgor sia uscita sconfitta dal campo. Santucci, giocatore di carattere decisivo in parecchie occasioni, ha sofferto quando Fioretti gli ha preferito Turel in quintetto. Turel, arrivato per sostituire Neri, giocatore che a noi è piaciuto per qualità e atteggiamento. Segala, la nota più lieta della stagione. Il ragazzo è cresciuto tantissimo e merita di essere un punto fermo della Paffoni che verrà. Focù, arrivato per essere schierato qualche minuto, ha giocato invece parecchio, mettendosi in mostra per dei mezzi atletici impressionanti. Dalla prossima stagione non sarà più under. Burini, arrivato nel mercato di riparazione per sostituire Piazza senza mai entusiasmare. Marchioli, Jokic e Vujic sono stati fondamentali in questa stagione sia per la prima squadra sia per il campionato Under 19. Sarebbe un peccato che continuassero il loro percorso di crescita in altri lidi. Piazza, Neri e Taddeo hanno giocato troppo poco per dare un giudizio complessivo. Davide, tutto il bello, il brutto della pallacanestro, 9 minuti dalla fine, sembrava tutto bello, perdonateci il gioco di parole, Almansi che segna il più 14, poi da lì la Web Gesteco che si inceppa, parziali 19-0, la storia dice 2-2, palla al centro, mercoledì, alla bella. Ma insomma, questo è la pallacanestro, è uno sport meraviglioso, quando perdi così stai malissimo, quando vinci così fai festa. Avevamo già annusato la finale, avevamo giocato benissimo, siamo arrivati veramente a poco, poi un fallo in attacco di Adrian, più 14 inerzia a noi, fa fallo in attacco Adrian sulla rimessa, poi l'azione dopo fa
Cassese gli fa portare via la palla, Mani fa antisportivo, allora qui c'è una segnata a metà campo, erano morti e ci danno 19-2 credo di Braziani. 19-0. In pochi minuti. Bisogna dire bravi a loro, perché la partita è finita e noi ci siamo in maniera preoccupante un po' sciolti come era il sole, però questa è la pallacanestro, questi playoff. Io preferisco già dire che mi aspetto un palagestetto fantastico mercoledì, perché questa squadra deve andare in finale. Non voglio neanche immaginare un risultato diverso, dobbiamo andare in finale e mercoledì dobbiamo essere tutti pronti, ma al pubblico mi aspetto di avere una grande cornice e spingere questi ragazzi a uno sforzo extra. Dunque, ho detto di queste gare 5, un pronostico a tutti, mi sono dimenticato anche Vigevano San Vendemiano, Gringo e poi Mauro. Vigevano San Vendemiano. Vigevano San Vendemiano, Vigevano. San Miniato Pavia. Secondo me Pavia. E Cividale Bergamo, questa Cividale. È scontata perché purtroppo Bergamo va a giocare senza gli Andre che sono le finali nazionali, anche questo no comment che è meglio. Allora, San Vendemiano, cioè Vigevano San Vendemiano? Secondo me Vigevano. Uno, io dico due. San Miniato Pavia? San Miniato. Uno anche per me. Cividale Bergamo? Cividale. Cividale tutta la vita. Cosa farà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane Mauro e Gringo? Cosa si aspetta dal 2022-23, tutti e due? Adesso, cioè, andrò a casa, godo un po' una settimana, diciamo, di vacanza, poi si vedrà il prossimo anno cosa fare. Spero ovviamente di continuare a giocare, perché se non saprei cosa fare. Poi inizia l'università, quindi devo scegliere cosa? L'università. No, ma in che... Ah, è scienze motorie vorrei fare io, quindi sempre sullo sport. Poi si vedrà. Gringo? Anch'io andrò a casa e starò un mese e 5-10 giorni. Farò la mia solita routine con il mio fisioterapista e preparatore atletico per gli acciacchi che ho avuto durante l'anno, per ripristinare tutto. E intanto studierò anch'io per vedere se riesco a fare due esami quest'estate. Grazie Gringo, insomma, persona intelligente, e ho detto tutto, grazie. Grazie Dani. Grazie a Mauro. Grazie a voi. Persona di una grande educazione. Baschettano torna martedì prossimo, qualcosa ci inventeremo. Alla prochaine. Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera e Fabrizio Lorenzi. Scelte difensive: nella difesa uomo abbiamo Balanzoni su Nasello e Planezio su Preti. I suoi palleggi, arriva una palla persa di Fumagalli, noi sempre dal Bala. Gira intorno e a segno il canestro buono. Deve tirare Burini, lo fa adesso con la preghiera. 23-24, Fumagalli pesca e trova. Bala. Arriva a raddoppio, fuori la palla, Turel ancora importante, a segno! Sbagliato prima Milovanovic con la tripla, che giocatore, che giocatore! Bisogno di alzare assolutamente queste percentuali, tanto palla persa, schiaccia buona. Tripla di Busciati, si pala. Milovanovic prende e spara. Cremona, che in questo momento è assoluta padrona della partita. Milovanovic, tripla di buona che va dentro. Per coronare il suo sogno di giocare il derby contro la Vanoli, Preti, e poi manda i baci. Più 26, 51 a 77. E quindi Cremona va in finale. Arrivederci sugli schermi Vicio Azzurra TV per raccontarvi la prossima stagione di Pallacanestro.